La prostata di Adamo, incontro radiofonico tra Maurizio Catalani e rappresentante della terza età, Marcello Micci. Faccio il barista io. Ecco qua, Catalani, buongiorno. Questa voce non mi è nuova, caro Micci. Io immagino che lei un poi... Un collega. È mio collega. Sì, un barista. Immagino anche che lei abbia dettato il testo di questa... No, di guardi, questa non sigla. Ne so assolutamente niente, sono tutte sue iniziative per autoscreditarsi in modo che qualcuno poi possa dire ma no, non è vero, è un giovane. No, lei è un vecchio. Bene. Diciamocela tutta. Allora, siccome lei... Micci, ho avuto modo, sì, mentre giracchiavo per la mia abitazione, sì, e appunto il mio maggiordomo mi aveva acceso la radio, sì, che è il maggiordomo che lei conosce benissimo. Come no, certo. Sì, e ho avuto modo di ascoltarla. Mm-hmm. Ho ascoltato lei, il signor Patrick von Brook. Sì, è lui, sì. Ma non di faccia, origine no, sì, ecco, no, Patrick... naziste? No. Di origine naziste, no. Di che origine è? Allora, è uno dei primi entrati al ghetto di Varsavia, no? Allora, chiedo. Ma stia fermo lì, ma stia calmo. Chiedo, no, chiedo, allora, chiedo. Patrick von Brook è l'espressione, sì, di una nobile famiglia teutonica, sì. Che naturalmente però gli dà i natali in Italia, quindi è nato, sì, in Italia e porta questo glorioso cognome della stirpe dei von Brook, della dinastia dei von Brook. Ecco. Ma è stato processato a Norimberga, no? Ma no! No. Le dimensioni des Lagers leicht begreifen. Chiedo. No, poi ho sentito invece l'ex direttore Corriere Sport, il dottor Padovan. È lui, sì, Giancarlo Padovan. È lui, Padovan, netto, sì, netto, è netto, come netto, dice, netto, 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 netto. Avete lui. Detto una serie di banalità tutti e tre, per è cui vero. Alla fine vi ho chiuso. Ha, sì, fatto vi ho chiuso. Ho fatto bene, sì, credo di aver fatto quello che hanno fatto in parecchi. Adesso finalmente si riaccende la luce, il, certo, sole, certo, risplende laggiù dove l'arcobaleno è passato, finalmente, cioè, tipo l'uragano Irene, cioè, non è successo nulla in pratica, nulla, nulla, nulla. Ci siamo declassati mentre pensi parlavamo. È l'unico uragano che non ha avuto atti di sciacallaggio. Che tristezza. Hai visto? Ci pensi bene. Senza sono fregati manco un accendino. Niente. C'è un portoricano che sciacallava, non l'abbiamo trovato. Ma che tristezza è questo governo Obama? Che malinconia. C'ha anche... manchi sciagalli. Niente. Niente, c'ha un cavolo. Allora... C'è una cosa che è di colore, quindi comunque votiamolo. Sì, ti è molto calmo. Le faccio una domanda. Sì. Del weekend cosa è rimasto? Nulla. Nulla. Podemo, no, fa che? Anche di, fatto? Anche di Veltroni credo che sia rimasto per poco. Sì, insomma, sì, è un po' il Veltroni italiano, questo, sì, sì, fotografatissimo, sì, abbronzatissimo, sì, tutte e due, sì, con stia un molto motivo... calmo, stia molto, sì, calmo. Tutte e due con un motivo africano, sì, nelle tasche, sì, ma insomma per il resto questo, weekend, no, che? Manco un uragano ci ha avuto questo, non ci ha avuto niente. Allora, senta, lei ha già attecchito parecchio, perché io leggo, per esempio, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano stamattina un articolo di Marco Travaglio che è caratterizzato, aspetti, è caratterizzato, sì, da un simpatia, titolo, mi dica. Il patto della prostata. Allora, è ovvio, il patto della prostata. Cioè lui è Santoro. No, stia fermo. Insieme, no. 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 Allora, questo ovviamente riecheggia il patto della crostata, no? Di, sì, Dalemiana, sì, memoria, eccetera. Di eccetera. Dalemiana memoria. Allora, le leggo l'incipit perché così, sì, lei sa di che cosa si tratta. Così io non poi... ho capito perché alle 11:15 lei mi deve leggere, no, l'incipit dei Travaglio. Aspetti, male io fatto, aspetti, vabbè, aspetti, no, perché poi dopo entriamo nel merito di quello che, sì, dice. Sì. Dice, e no, questa ad Angelino Jolie non gliela dovevano fare. Angelino Jolie sarebbe Alfano. Alfano, certo, sì. Dice, ma come? Prima illudono quel gran genio di Alfano di essere qualcuno, di contare qualcosa, di essere per davvero il segretario del PDL. Lo mandano avanti a rifare la manovra finanziaria dettata da Merkel, Sarkozy e Trichet e copiata da Tremonti. E lui, poveretto, ci crede e ci prende gusto. Si compra una scrivania con tanto di poltroncina, prende ripetizioni di alta finanza, prenota in edicola le dispense del piccolo economista, si fa fotografare con sorrisone da Bugs Bunny, occhi pallati, fronte inutilmente spaziosa e corposi dossier sotto il braccio, ecco, insomma, e poi via via giù per i rami, eccetera, eccetera. Che ne pensa lei di Angelino Jolie Alfano? Guardi, io Angelino Jolie Alfano non ne posso veramente pensare nulla, perché i miei incontri con Angelino Jolie Alfano sono radi e tutti deputati alla scuola dei nostri figli.
Perché lei non lo sa, ma mia figlia va alla stessa scuola non solo del ministro, ex ministro, oramai segretario Pidellino Alfano, ma anche dell'incarfagnato. Hai capito? Ha capito, a scuola di mia figlia c'è anche Bocchino. Sempre più in alto dunque. Sempre eh? Più in alto, sì, sempre attenzione. Più Mike. E quindi io seguo. No, dico Bocchino. Sempre più in alto anche lei, nel senso che frequenta i vertici della. Però vedo che quando passa Bocchino, tutti i genitori, tutti i genitori maschi, chiaramente, i padri, seguono Bocchino per vedere se gli casca qualche cosa, nel senso che se perde qualche fighetta appresso, ma dice rattoliamo pure noi. Quindi io Alfano non lo calcolo molto, perché Alfano è lì con la moglie, sa, preciso, invece sa Bocchino, lì insomma, fra ministre, minestre, Began e altro, insomma, si dà il suo da fare. Se le devo dire la mia opinione su Alfano è che mi sembra un bravo ragazzo così a vista, però non capisco perché Travaglio ce l'abbia con lui, cioè che c'entra Alfano con la manovra di Tremonti. Case 8.500 resto, però Travaglio qualcuno se la deve pur prendere, perché questa mattina qualcosa devono scrivere, ci hanno manco più la televisione adesso, cioè strana vicissitudine, però insomma il Fatto Quotidiano è un giornale che mi sembra che abbia attecchito molto bene, quindi i suoi scritti di Travaglio sono fondamentalmente degli scritti contro. Io non ho mai visto uno scritto di Travaglio a favore. Ci ha fatto caso, non riesce a scrivere a favore neanche di se stesso o dei suoi. Quindi io penso che quotidianamente ne acchiappi qualcuno. Oggi ha acchiappato il povero Alfano, il quale sta lì a fare il segretario di un partito che logicamente, pur avendo avuto un grande consenso popolare, ha dei grossi problemi dovuti alle zoccole, parliamoci chiaro, perché eccolo. I problemi sono quelli. Sì, eccolo. Perché diciamola tutta, amici, l'Italia sta subendo in un momento economico drammatico un capovolgimento o uno pseudo capovolgimento, comunque una problematica enorme da un punto di vista gestionale e politico per una questione di zoccole. Sì. E quindi questo dà la dimensione del paese e dà la dimensione pure di chi è costretto a scrivere di questo paese. Certo. Quindi diciamo la verità, scrivere di zoccole non è un fatto molto piacevole per un essere umano di sesso maschile, perché vorrebbe più potersene occupare in prima persona, non come dico dubbio. Io il sogno dell'italiano medio è quello di poter scrivere sul citofono Piccolo Arcore, credo sia anche il suo, insomma, assolutamente sì. Però poi si critica chi Arcore ce l'ha in grande, perché dice perché lui ce l'ha, io no. È vero. Il problema dell'italiano non è se mi abbatti la pensione, è perché quello a 70 anni c'ha tutte quelle zoccole e noi stiamo a piedi. Il problema nostro grave è questo, non so se lei è d'accordo. Pienamente. Perché è inutile nasconderci, l'italiano medio vive della, se si pasce del poter raccontare in giro quando la moglie si allontana, quella ieri sera, ed è costretto quotidianamente a leggerlo in maniera dettagliata, con intercettazioni di vario tipo, Laminetti, Lele Mora, Bonanima, il quale adesso credo si viaggia ancora nelle patrie galere. È tutto in assenza di consumo personale. Certo. È un po' il drogato che vede Bob Marley che si fa il cannone e canta e lui sta a casa e sta a fare l'impiegato al Comune di Roma. Come io lo giustifichi? Esattamente come ha detto lei. Ecco, è il vivere in seconda persona con queste persone ciò che si è. Quindi si figuri cosa gliene può fregare l'italiano medio del Travaglio che scrive sul fatto che Angiolina Jolie Alfano, non so da che dipende questa somiglianza fra Angiolina e Jolie Alfano, mi sembrano abbastanza distanti, un po' forzata. Come lei e Clare Gable. Sì, certo. Sì, forse avete la stessa fiatella, perché sa che Clare Gable era famoso per la fiatella, no? Non la sa questa? Non la sapevo. Devo dire tutto. Me la racconti lei? Questo è di Clare Gable, il grande Clare Gable. Diego il Vento non prende il nome dal celeberrimo romanzo, ma dal fatto che Vivian Leigh ogni volta che c'era la scena del bacio se dava. Allora, che sembra che Clare Gable ci avesse una fiata che non reggeva manco la sorella del Marchese del Grillo. E quindi non so adesso. Via col vento non è male. Ma non lo sapeva. Il romanzo è, diciamo, susseguente il titolo preso dal romanzo. È una scusa. La verità è che viene lei ha detto questo al produttore, ha detto questo lo baci tu. E poi ha fatto non vada via col vento. Oddio, la famo via col vento. Ci ammazzava i tacchini nel giorno del ringraziamento. Ringraziamento. Senta, ritornando alle frequentazioni femminili. Lei prima, mentre
parlava argomento che sta posso parlarne diffusamente, ecco, dell'onorevole Bocchino. Sì. Io mi sorprendo sempre come lo stesso. Non mi faccia parlare di Bocchino. No, stia calmo, stia fermo, stia calmo. Dunque. Poi la proprietà gli dice: ma chi ha preso? No, lei no, molto stia bene della proprietà di Radio Yes, ma ha detto che è di due signore che lei ha definito molto buone. No, ma vabbè, è finita, lo sapevo, è finita per tutti. No, pensavo che finisse fra un po', invece è finita la seconda puntata. E... ma io poi mi devo informare se sono buone sul serio. Stia fermo là, ma che c'entra questo? Io stavo parlando di... Ma no, ma io le dicevo... Scusi. Non mi riferisco a sta cazza, no, ma a Dio... È un eccesso nucleare. No, allora, parlando di... Circondato... Ma basta, basta, ha vinto lui alla seconda puntata, penso. Io pensavo che avremmo finito noi, anche io in prima persona, la mia esperienza qua dopo un po'. Ma lei viene dallo squallore del nazista e di Padovan, a un certo punto, cioè, rientra rientra in una terminologia più da, diciamo, da bar, da trattoria, quella che poi ci comprede. Ma è naturale. Vogliamo parlare anche della Roma? Oh, ecco. Di Osvaldo? Via, dai. Giù, Osvaldino. Allora? Osvaldino sa quanto ci è costato, sì. 15 più i bonus. Bonus, sì. Che non sono le proprietarie. No. mamma mia. Sono soldi. Sì. E non solo 15 più bonus, ma se lei fa il calcolo generale ci è costato una 38 e mezzo quasi. Perché? E allora, perché ingaggio che fa fischia e tasse e paga lei... Ah, poi parliamo di tasse, di Tommasi. Che tristezza, Tommasi. Sì. Vede quanti argomenti purtroppo lei... Via, vada. Lei mi stuzzica un po', come l'autore della nostra sigla. Stuzzica. Lo sa che poi dall'altra cosa l'autore della... Vabbè, un altro argomento, sennò poi ce ne ho troppi, poi domani non sappiamo più che dire. Allora, volevo dirle che la tristezza di Tommasi magari ne parliamo dopo. Questi 38 milioni sono anche tasse, ingaggio, quadriennale... Vabbè, ma questo vale per tutti, mica vale solo per lo Svalto. Sì, abbiamo fatto il calcolo ieri con per una persona che lei conosce molto bene, che sono una 38. Sì. Allora ci si chiede, se uno prende un'operazione Osvaldo costa 38 milioni di euro, quasi avessimo comprato, non dico Runei, e questi soldi, tutti questi soldi che fuoriescono, con i soldi del zio Arduino, in questo caso zio Arduino, leggi Benedetto Tom di Benedetto. No, Benedetto Tom, secondo me, c'ha stessi soldi che c'è moglie e lei quando abbiamo fatto e vacanze abbiamo risparmiato. Allora voglio... i soldi di Arduino sono i credit. Andiamo. Bea, lei la chiamerò Bea. Dai. Da Beata qual è oramai per questioni sessuali ridotta. Andiamo avanti. Poi ne parleremo del suo rapporto. Andiamo avanti, via. Ecco, questi 38 milioni di euro, che sono una cifra blu per uno che gioca centravanti, quando abbiamo un altro centravanti che Bojan, abbiamo un altro centravanti che Boriello, un altro centravanti che Totti, un altro centravanti che Okaka, che bisogna calcolare, perché se a un certo punto lo fa entrare al posto dei Totti, per lui